Certo, sì, è un investimento importante per una struttura che aveva bisogno di essere ammodernata e abbiamo avuto la fortuna di poterlo investire con uno strumento veramente all'avanguardia che ci permette di essere molto più puntuali, precisi e di dare risposte al paziente con un tocco, come dire, di decongestionamento dell'ansia, eccetera, perché è giusto anche andare incontro a quelle che sono le ansie, i problemi che affronta la donna quando arriva. Luci soffuse, un ambiente rilassante e un video che scorre sullo schermo per permettere alla paziente di rilassarsi. Il nuovo mammografo installato nel reparto di senologia del Policlinico San Matteo presenta un design all'avanguardia. Il maggior comfort, spiegano i tecnici, non è fine a se stesso, ma permette di evitare che le pazienti contraggano i muscoli e rendano quindi più difficile il posizionamento da parte degli operatori, che può tradursi in una scarsa qualità dell'immagine mammografica. Il nuovo apparecchio, costato 270.000 euro, consente possibilità diagnostiche più elevate rispetto a quelle di un esame standard. A San Matteo vengono effettuate 13.000 mammografie all'anno, il 38% degli esami di screening dell'intera provincia. Beh, questo è il terzo mammografo che abbiamo qui nella nostra struttura, sono tutti mammografi digitali, quindi di tecnologia abbastanza elevata, però ovviamente l'investimento tecnologico da parte delle aziende è sempre una cosa molto importante, per cui diciamo che questo è davvero l'ultimo arrivato in tutti i campi della diagnostica senologica, quindi anche tra i competitor questo è davvero l'ultimo arrivato. Ci tenevo ad avere questo apparecchio, la Tomos è il primo sul territorio provinciale di questo genere. Permette di avere, come dicevo prima, la tomosintesi, quindi la stratigrafia della mammella e di incentivare anche la ricerca tecnologica con la mammografia con mezzo di contrasto, quindi la ricerca sperimentale, insomma, ecco, con la mammografia con mezzo di contrasto, allineandoci a quello che viene fatto anche all'estero e negli altri centri italiani.